Ciao ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video di The Trek. Oggi, come vedete, ho questo piccolo zaino che però non è uno zaino, ma bensì un sacco a pelo, perché appunto oggi parleremo proprio di questo. Allora, partiamo subito col dire che ci sono due tipologie di sacco a pelo. C'è il sacco a pelo come questo qui, che è un sacco a pelo rettangolare. Questo qua, nel mio caso, è della Quecqua. Ed è, come vedete, rettangolare. E poi ci sono tutti quegli altri sacco a peli che vengono chiamati sacco a pelo a mummia. Quest'ultimi, nello specifico, si adattano meglio alla forma del corpo e lo avvolgono di più. Comunque, i sacco a peli si dividono a sua volta in sintetici e piuma. Il sacco a pelo in piuma costa di più, occupa un minor volume, è più delicato, ma dura di più. E soprattutto è leggero. Invece il sacco a pelo sintetico costa di meno, ha un maggiore volume rispetto al sacco a pelo in piuma, non è delicato, quindi diciamo sopporta condizioni avverse rispetto a quello di piuma e dura però di meno. Comunque consiglio il sacco a pelo in piuma per chi fa dei viaggi lunghi, come ad esempio un'alta via o altri cammini appunto lunghi, come anche il Cammino Italia. Invece il sacco a pelo sintetico per chi fa delle escursioni giornaliere. Qui è perché appunto è molto più resistente e ci si può portare dietro un peso in più per poco tempo. Ricollegandoci al discorso fatto prima, possiamo vedere che ci sono 3/4 tipologie di temperature. La temperatura di comfort è la temperatura ideale per una donna di medie dimensioni, diciamo, in modo tale che lei riesca a dormire una notte intera senza nessun problema. Il limite inferiore di comfort è la temperatura riferita a un uomo che appunto l'uomo sopporterebbe in posizione rannicchiata per 8 ore circa di sonno. Infine, la temperatura massima e quella estrema sono appunto gli opposti. La temperatura estrema non sarebbe mai da prendere in considerazione, perché andare vicino a quella soglia di temperatura lì vuol dire rischiare l'ipotermia. Invece la temperatura massima è appunto la temperatura massima sopra la quale appunto si rischia di diventare come dei ravioli cotti al vapore. Gli ultimi consigli che mi sento di darvi è: non tenete mai dopo un'uscita il sacco a pelo come questo, in questo caso. Questo serve solo per trasportare il vostro sacco a pelo. Se avete appena effettuato un'uscita e lo volete riutilizzare fra un bel po' di tempo, vi consiglio di tenerlo bene aperto e metterlo magari nell'armadio appena come fosse un paio di pantaloni, appunto. Bene, e questo è tutto. Noi ci vediamo sabato prossimo. Ciao!